cambiata, ma diventa ricotta. Ho unito formaggio e poi incomincio a girare, dopo diventa ricotta. Ok, adesso accendo il fuoco. No, però non è ricotta ancora, è giocata. Mo se la rimetto, è una giocata, è più buona la ricotta. Bravissime, questa era la nostra mamma. Vorrei che facessi un po' un nostro cadetto, che si è seguita insieme con Francesca. Francesca, qui adesso avviene la separazione detta tra la parte grassa e la parte sierosa del formaggio. Si condensano i granuli di grasso che diventeranno botolo. Come? Sappiamo se era avanzata. Posso? Sì, tutte e tre, uno, due, tre, io sono per gli assaggi. Sì. Allora, adesso sta quasi intorno ai 39 gradi, arriviamo a 43 poi spengo e si deposita tutto sul fondo. A quel punto, dopo una decina di minuti, faccio una pagnotta del formaggio dentro e la tiro fuori, la taglio con quella corda. Come fai a capire i gradi? I gradi? Con la mano. La mano? Eh sì, sento i gradi qui davanti. Dove? Qui davanti. Quando comincio a scottarmi lì sono intorno ai 43 gradi, che è la temperatura del nostro formaggio, della zona, non parlo come azienda ma parlo proprio come tradizione. Questo di è quale che... zona esattamente? Di quale zona? Io a Pianzano, nasco lì, però voglio dire, questo era come si dice, quello che descriveva Prigione negli soli naturali, se no è arrivato inalterato. Poi dopo al formaggio. Ecco, adesso è arrivata. Vediamo un altro. Adesso facciamo aspettare un po' le insieme. Formaggio. Ecco. Dopo.